people, benvenute e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi propongo il video dei miei regali di compleanno. L'11 luglio è stato appunto il mio compleanno e nulla, sì, in effetti è un po' tardino per fare questo video perché comunque oggi è il 25 luglio, però stavo aspettando che mi arrivassero gli ultimi regalini per poi fare il video. In realtà ne manca solo uno, però ho detto vabbè dai, per un regalo il video se può fare lo stesso. E quindi niente, oggi vi farò vedere tutto quello che ho ricevuto appunto al mio compleanno. E prima di iniziare il video però volevo premettere due cose. La prima è che non vi dirò questo me l'ha fatto quello, questo come l'ha fatto quest'altro. Dirò soltanto il regalo che mi hanno fatto i miei genitori e mia sorella. La seconda cosa che volevo premettere invece è che, scusate, cioè mi volevo scusare per il rumore, però sto vicino alla finestra perché fa caldo ma piove, quindi se sentite il rumore della pioggia, scusate. Detto questo, iniziamo subito il video e spero vi piaccia. Allora, inizio con il regalo dei miei genitori, che i miei genitori mi hanno regalato il telefono nuovo. Il telefono è un J36 Samsung, che in realtà adesso non ve lo posso far vedere perché ci sto registrando, dato che alla mia fotocamera gli si è rotto l'obiettivo e quindi nel frattempo che aspetto la fotocamera appunto devo registrare con il telefono. Comunque appunto il telefono è il J36 Samsung. Dopo, mia sorella invece mi ha regalato le pants finte, queste qui che avete visto anche nel Summer Haul, che per chi non l'avesse visto insomma lo trovate sul mio canale, e queste qui appunto già l'avete viste lì, le ha pagate 10 o 15 euro, insomma ora non mi ricordo proprio bene il prezzo. Comunque niente, cioè io so il prezzo o perché sono andata con lei, in realtà infatti l'ho scelta io però. E niente, quindi con queste qui sono bellissime e le ha prese da H&M. Dopo, i miei nonni mi hanno regalato i soldi e con i soldi mi ci sono comprata questa magliettina bordeaux molto molto carina, che mi sembra che anche questa qui l'avete vista nel Summer Haul. Questa qui l'ho presa da appunto Stradivarius. E poi questi pantaloncini qui neri, molto molto belli anche questi, e questi li ho presi con degli strappi, e questi qui li ho presi da Blessing Store. Dopo passiamo a Jennifer, che in realtà dentro prima c'è un pacchetto di coin, ora lo prendo, ok, che in realtà tipo l'ho tutto, l'ho aperto con aggressività veramente, proprio tutto strappato. Comunque, che appunto mi hanno regalato un eyeliner, un mascara dell'Oreal e una mini palette, qua poi un attimo, ok, e una mini palette della Deborah, che ora ve la apro così ve la faccio vedere anche dentro. Ecco qui, fatta così con questi bellissimi colori molto molto carini. E quindi niente, questa palettina carinissima. E nel pacchettino di Jennifer mi hanno regalato questi pantaloncini qui molto molto carini, fatti così, che partono dal blu più scuro e poi vanno a finire al blu più chiaro, sono veramente carinissimi. E poi anche una magliettina, questa qui, che avete da tutte queste particolarità, però è veramente molto carina. E anche sotto, aspettate, vi faccio vedere se ci riesco magari, ecco, c'ha questa particolarità qui ed è veramente molto molto carina. Passiamo a Pull&Bear, ecco qui, e qui mi hanno fatto questa magliettina strabella, ecco qui, fatta così, tutta nera, e al colletto ha questo cosino bianco, che io lo stradoro queste magliette, camicette con qui al colletto questo cosino bianco, è veramente veramente carino. E niente, quindi questa qui. Allora, come, allora la cosa non più bella, però la cosa che comunque diciamo volevo da tanto ve la lascio alla fine. E adesso quindi vi faccio vedere il pacchetto, l'aereo, dicevo, la cosa, quindi adesso vi faccio vedere Zuigi. E qui mi hanno regalato, c'è ancora l'aereo però vabbè, la maglietta, questa maglia qui grigia, fatta in questo modo qui, veramente molto carina, col colletto vedete un po' altino, però molto carina, semplice. E poi questi pantaloncini che io stradoro, sono bellissimi,
Sono veramente molto carini con le frangettine qui, molto belli. E poi la cosa, diciamo, che mi è piaciuta tantissimo di questi pantaloncini è che sono elastici, quindi sono molto molto comodi. Ci siamo, ecco l'ultima cosa. Allora, che è questo bellissimo zaino? Io lo stradoro, cioè, ogni volta che entro nei negozi tipo da Stradivarius, Piazza Italia, cioè dicevo sempre io me lo devo fa sto zaino, me lo devo fa. E poi alla fine me l'hanno regalato per il compleanno, quindi sono stata veramente contentissima. Fatto con tutte queste particolarità bellissime, è veramente molto carino. Poi comunque io abitando a Roma, comunque quando vado appunto in centro, comunque, cioè, lo zainetto è molto più comodo della borsa, ma anche per gli eventi. Io ho sempre pensato che lo zaino è molto più comodo di comunque di una borsa. E quindi niente, questo qui è davvero molto bello e poi comunque è molto grande dentro, è molto spazioso. Allora, il video è finito, i regali sono finiti. In realtà, appunto, come ho già detto, manca un regalo, ma comunque appena magari, non lo so, magari ve lo faccio vedere appena mi arriva in un video, in un altro video, insomma, comunque per un regalo non succede niente. E io spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, mi raccomando, perché usciranno tantissimi vlog, tantissimi video nei prossimi giorni. Sto cercando di registrare il più possibile. E tra l'altro volevo dirvi che uscirà anche il vlog che ho fatto quando sono andata all'evento Nyx. Vabbè, non vi svelo niente. E comunque niente, qui sotto vi lascio tutti i miei social e niente, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog. Ciao!